l'ultimo MVP della stagione. Per il mese di maggio la Lega Serie A ha proclamato miglior giocatore il centrocampista ucraino dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi, un riconoscimento assolutamente meritato. Sì, per individualmente sono contento per questo, perché sì, come squadra facciamo bene. Individualmente sono contento per questo, perché sì, abbiamo tanti giocatori, tante squadre che fanno bene, e essere MVP del mese di Serie A è per me molto importante e sono molto contento. Quello di Ruslan è stato un campionato in crescendo, il suo apporto decisivo soprattutto in questi ultimi mesi di campionato. Sì, questo è il mio obiettivo, che voglio fare meglio di altre partite. Ogni partita voglio andare massimo e stare in livello giusto ogni partita, perché per giocatore che vuole crescere devi stare in un livello, perché questo è importante non solo per me ma anche per la squadra, perché quando tu stai bene tutta la squadra può crescere anche tu. Mercoledì la finale contro la Juventus. Nessuno degli episodi del match ha sorriso ai neroazzurri. La partita era stata ripresa grazie ad un suo gol, ma purtroppo non è bastato. Peccato, è giusto questi ultimi due giorni difficili, perché anche dopo la partita, quando abbiamo ritorno a Zingoni, è difficile andare a dormire, perché nella testa è tutto come non lo so, come... È difficile dormire, e soprattutto ho pensato tanto per la partita, che ho sentito di me in corpo dietro che possiamo fare meglio, e che allora che se persi la partita contro la squadra che è dominante tutta la partita, che fa meglio di te, va bene, ma in questa partita ho sentito che hanno fatto non meglio di noi, e primo tempo abbiamo giocato bene, e questo pesante prendere questo risultato in testa, in corpo, anche per tifosi, per me mi dispiace tanto, perché ho sentito come la gente, come i tifosi, come Bergamo, tutta Bergamo vuole prendere la Coppa a Bergamo, e mi dispiace anche per questo, ma stiamo crescendo, continuiamo a crescere, fare ogni anno fare bene, è giusto che dobbiamo continuare stare in questa strada. Adesso il Milan, per chiudere una stagione che ha visto l'Atalanta centrare l'obiettivo Champions per il terzo anno consecutivo. Sì, e questo possiamo scrivere la storia ancora con punti, con finire secondo in Italia, è questa grande motivazione, grande obiettivo per noi, e dobbiamo preparare bene, e vediamo la domenica.